Bentrovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, queste notizie flash provinciali del 16 luglio, curate dalla nostra redazione. Nicosia, il procuratore Fabio Scavone ha chiesto il rinvio a giudizio per 8 indagati nell'inchiesta sulla gestione dell'opera Pia Barone di Falco. Dopo 2 anni di indagini complesse, agli 8 indagati sono stati contestati reati di abuso d'ufficio e di falso. Alcune strutture dell'opera Pia furono affidate ad una cooperativa di cui facevano parte alcuni congiunti degli amministratori dell'IPAB, accertando in fase di indagine diverse irregolarità amministrative. Nicosia, la surroga del consigliere dimissionario Nino Fiscella non avverrà in tempi brevi. L'avvocato Lucia Fascetto, prima dei non eletti, non ha accettato l'incarico non per questioni di incompatibilità, ma per questioni squisitamente politiche. La professionista ritiene il consiglio ad oggi bloccato nell'attività amministrativa e nelle scelte che non permettono di svolgere l'incarico nell'interesse dei cittadini. A Gira, durante l'ultimo consiglio comunale sono state trattate le osservazioni e opposizioni presentate da alcuni cittadini al piano urbanistico che ha localizzato in contrada Caramitia la nuova zona artigianale. Dopo il dibattito e i chiarimenti forniti ai consiglieri comunali da parte del dirigente del settore tecnico, il consiglio comunale ha respinto l'unica opposizione, mentre ha accolto un'osservazione presentata nella quale si chiede celerità negli adempimenti amministrativi e un giusto indennizzo in caso di esproprio dell'area. L'iter della zona artigianale adesso prevede la trasmissione della documentazione alla Regione per la definitiva approvazione. La nuova zona artigianale di Caramitia si estende su un'area di 62.000 metri quadrati progettata dall'ingegner Guido Gagliano, prevede la realizzazione di 20 opifici e di un piccolo centro direzionale. Enna, la nuova campagna di sensibilizzazione e prevenzione targata Polizia Sicuri ad ogni età si rivolge principalmente alle persone anziane, che sono i soggetti più bersagliati dai truffatori. Ogni giorno tanti anziani vengono raggirati, truffati o derubati da persone senza scrupoli, con stratagemmi di ogni genere. Per combattere ed arginare questi fenomeni e su tutto il territorio nazionale sono state divulgate informazioni e consigli utili per consentire alle persone anziane di evitare i rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Sono semplici regole di comportamento suggerite per non trovarsi vittime di malintenzionati in casa, per strada, sui mezzi di trasporto e nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando internet. E la campagna Sicuri ad ogni età, interpretata da un testimone di eccezione Nino Banfi, si inserisce in questa filosofia di prossimità. A Gira verrà presto espletato da parte dell'ufficio tecnico comunale un cottimo fiduciario per l'importo complessivo di 15.000 euro per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza nel centro abitato di A Gira. Durante il consiglio comunale anche il presidente Luigi Manno, che di recente ha presentato un regolamento per l'istituzione locale di un osservatorio sulla legalità e sicurezza, ha richiesto più volte la realizzazione di un moderno impianto di videosorveglianza che controlli tutti i luoghi strategici e le vie di accesso del paese. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione di Notizie Flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.